Gianfranco Pedullà, direttore artistico del Teatro delle Arti, dal quale vi stiamo parlando in questo momento insieme alla mia amica Elisa. Vi parlo anche in veste di regista di teatro che da tanti anni si occupa di teatro professionale a Firenze, in Toscana e in Italia, e anche molto di teatro in carcere, ormai dal 92, quindi tanti anni fa. Siamo qui a raccontarvi un po' di storie sul teatro. Io mi chiamo Elisa Taddei, sono una regista di teatro, lavoro al carcere di Sollicciano dal 2005. Che cosa ha a che fare la parola partecipare con il teatro, secondo te? Per me il teatro è partecipazione, per forza. È il primo luogo nella storia dell'umanità in cui ci si incontrava fra attori, spettatori, musicisti, poeti. Il teatro 2500 anni fa, parlo dell'antica Grecia e quindi l'antico Mediterraneo, è il luogo dove ci incontriamo, persone vive, quindi la partecipazione al teatro è il teatro, è la stessa cosa, l'incontro, chiaramente un incontro dove si raccontano storie, si raccontano miti, si ride, si piange, ci si commuove, si attraversa simbolicamente la vita, è tutto quello che ci manca oggi. Partecipare... Cioè, se penso a questa parola e la penso legata alla parola teatro, penso a condivisione, penso allo stare insieme qui adesso in un luogo che è quello appunto teatrale, dove c'è un attore, qualcuno che racconta una storia e c'è qualcuno che mi ascolta. E c'è una condivisione di emozioni, c'è la condivisione di una storia appunto che si racconta. Bene, allora raccontaci di uno spettacolo che hai creato in carcere. Mi fa piacere raccontarvi un piccolo frammento dell'ultima esperienza fatta nell'isola di Gorgona, dove c'è una casa di reclusione di assoluto livello europeo. Da 150 anni esiste questo luogo dove i detenuti quasi tutti lavorano e hanno orari abbastanza liberi nelle celle e quindi, pur nella reclusione dell'isola, che comunque ha un suo aspetto di difficoltà, vivono una situazione, pagano un prezzo ai loro errori in maniera un po' più umana di altre cose. È unica in Europa, mi dicono, e festeggeremo il 150° anniversario. Io mi sono inventato quasi per forza con i miei bravi colleghi un'esperienza dedicata a Ulisse. Il progetto ha un titolo affascinante, Il teatro del mare. Io sono nato al mare e mi mancherà sempre. È molto forte andare a fare teatro con i detenuti, con la barca, eccetera. È stato bello anche portare il pubblico da Livorno, che si è imbarcato e è venuto a conoscere quest'isola, che è una delle sedi del Parco Nazionale della Toscana. Quindi c'è stato anche un elemento di andare a conoscere un territorio misterioso, un'isola in mezzo al mare, e stare con noi, assistere a questo spettacolo teatrale e musicale su Ulisse, mangiare con noi, chiacchierare. È stato un incontro molto bello. La difficoltà è stato il trasporto, ma abbiamo mandato via centinaia di persone che non potevano venire per motivi di Covid. Ci è piombata addosso la questione del Covid e quindi ho dovuto riadattare tutto lo spettacolo che era previsto itinerante. Il primo attore l'ho perso dopo 2 giorni di repliche, ho dovuto reinventare la parte con i detenuti inesperti, erano tutti debuttanti, ma tutta questa difficoltà ha reso l'esperienza meravigliosa. Cioè, proprio il fatto che dovevamo superare le difficoltà sanitarie, le difficoltà contingenti alle vite delle persone che erano state liberate alcuni. È stata una corsa a ostacoli che ricordo con una fatica enorme. Il direttore che si era fatto male a una gamba, non ha visto lo spettacolo, è andato in infermeria, eccetera, ma ce l'abbiamo fatta. Per questo gruppo è stato un momento di veramente, grazie al teatro, quei piccoli momenti di luce e di riscatto che ogni tanto accompagnano la vita di queste persone disperate. Mi viene in mente una regia che ho fatto, se non sbaglio, nel 2012. All'epoca avevo deciso di fare questo lavoro ispirato all'Orlando Furioso, ed era un lavoro che però nella prima parte della creazione, diciamo, della scrittura, sentivo che non stava funzionando, cioè le persone seguivano con, rispetto ad altre volte, con più scetticismo. Capivo il motivo, perché comunque la storia dell'Orlando Furioso è una storia anche molto complicata, però non riuscivamo ad agganciare i ragazzi prima rispetto alla nostra tempistica, rispetto agli anni precedenti, finché ad un certo punto mi è venuta questa idea. Cioè, mi sono accorta col tempo che passava che in realtà c'era una serie di figure femminili all'interno di questa
di questo lavoro, che ritornavano numerose, che erano appunto Angelica, Bradamante ed altre, e mi è venuta questa idea di fare un lavoro che partisse appunto dal tema della donna. Quindi trasformare questo racconto non più concentrato appunto sulla figura di Orlando Furioso, ma sulla figura delle numerose donne che costellano questo poema. E questo voleva dire, cioè a me interessava fare in modo di raccontare appunto la dimensione femminile, che è un grande vuoto all'interno del carcere, perché alla fine la donna non esiste, cioè a parte le figure sporadiche che incontri come, non so, le infermiere o il medico o qualche volta le educatrici, eccetera, è un grande vuoto. Mi interessava appunto affrontare questo. Questo voleva dire raccontarla a 360 gradi, raccontarla anche parlando della violenza che viene fatta sulle donne. Quando io sono andata dai ragazzi facendogli questa proposta, cioè chiedendogli di se erano disposti anche a interpretare la parte di quello che compie appunto una violenza sulla donna, è cambiato subito il lavoro, cioè c'è stata una grande attenzione. Mi ricordo che uno di loro è venuto da me e mi ha detto: ora finalmente questo lavoro mi interessa, mi piace, andiamo avanti.